podcast. Ciao Fra. Ciao. Ci troviamo alle registrazioni di Sesto Senso qui agli studi Rai. È una figata, mi piace un casino questo programma. Ma se mi hai detto che mi ti stavi annoiando? Oh no, no, io non Fabrizio, non l'ho mai detto. Era Fabri, quello dietro di sotto, che ha detto queste cose. Sta bevendo acqua stranamente. Come mai, Fabri? Ma no, non è acqua, quella è gin. È gin o acqua? Ciao a tutti, ci troviamo oggi qui ad Asti, dove c'è la festa del cioccolato. Ci sono un sacco di bancarelle in cui ci sono tutte, ti danno anche gli assaggi di cioccolato, ti danno da... ci sono tanti tipi diversi. Adesso metto qualche foto qui lì, ed è una figata. No, il tipo che è molto scenografico, che ci sono queste luci che scendono, tutto quanto sui colori marroncino. No, è carino, fatto bene. Poi, secondo me potevano esserci anche tipo dei cioccolati giganti in mezzo alla piazza, tipo lì, che comparivano, o qualche cosa tipo abnorme, o che scendeva giù dalle case. Vabbè, ma io me la sto immaginando in modo molto dark. C'è anche la degustazione di vini, credo. Comunque ci sono dei vini. E anche i pupazzi. E mi è piaciuto un casino che c'è la cioccolata di Hello Kitty e di Pucca. Tipo, se dovessi prenderla, penso che prenderei quella di Pucca. Mi piace troppo. Tipo qua. Sono queste che mi piacciono. Questa mozzarella ha delle cose fighissime. Poi le altre sono molto più basi. Ce ne sono molte che sono davvero belle. Poi sono anche... Sembra delle patatine, queste qua. E poi... un giro fatelo, c'è anche domani, tipo sabato e domenica. In più domani c'è anche carnevale, quindi c'è anche già da... in effetti forse questo qui non lo caricherò entro domani, però nel caso... comunque, se ci siete stati, mandateci anche voi qualche foto che avete scattato, anche se poi a me la cioccolata non è che piace tantissimo, tipo che mi piace la cioccolata con la fondente, quella con solo cacao, e tipo, cioè, solo cacao puro, nel senso, non con burro, non con cose che la rendono più diciamo morbida, ma cose tipo, mi prendo il cacao amaro, lo metto sul latte, poi ci metto lo zucchero, quindi è dolce lo stesso, non è amaro per forza, e dopo giro. E dopo metto a scaldare, si fonde tutto quanto e diventa buonissima, una cosa tipo buonissimo col fruttosio oppure con lo zucchero di canna. Io metto lo zucchero di canna e dopo lo schiaccio tutto e diventa una cosa buonissima, mi piace un sacco. Poi ci metto, per completare, anche dell'uovo maltina e diventa una super cioccolata. Soprattutto se poi ci metti anche cereali in polvere. Ma questo è tutto un mix mio. Comunque basterebbe anche soltanto il cacao e un po' di uovo maltina. Secondo me viene una cosa magnifica.